Team Italia 2022, come ben avete capito, qui hanno inventato il 16 noni. In tre riusciamo a entrare perfettamente. Nello schermo sono allo stand di Progetto Automatico con Alfredo, the founder, il proprietario di Progetto Automatico, e con Francesco Cicchella. A entrambi buongiorno. Buongiorno Fabio, grazie. Francesco, buongiorno, benvenuto. Hai sbagliato comunque, io sono il proprietario di Progetto Automatico e lui è l'artista. Eccolo, e cominciamo. Sono io l'artista e lui è il proprietario. Dunque ragazzi, dovete sapere che oggi si tiene uno spettacolo offerto proprio da Progetto Automatico al loro stand con Francesco Cicchella. Francesco è stato assunto, diciamo, per questo tipo di... No, non ho firmato nessun contratto. No, tu l'hai assunto a tempo indeterminato. No, ma che? Dai, me l'ha detto Francesco. Ma che stai dicendo? E allora diciamo che... Io ti contributo. Io non ti pago, non ti pago. E allora, diciamo la verità Francesco, tu sei venuto qui e hai detto ok, io faccio uno spettacolo da mezz'ora, 40, anche 50 minuti, però poi da domani vengo a lavorare direttamente in azienda da voi. No, io in realtà, siccome... Cioè, allora, scusami, secondo te uno che fa il comico ha voglia di lavorare? No. Ah, quindi io sono rimasto, loro mi regaleranno 3-4 centri di distributori automatici. Io li lascio là, loro funzionano automaticamente e io incasso. Io ti voglio ricordare che i distributori automatici e i negozi automatici, contrariamente a quanto pensano in tanti, vanno gestiti, vanno curati, vanno... Vorrà dire che lo farà lui per me. Ecco, questa mi pare una buona idea. Se mi fa il contratto, sì. Allora, Alfredo, perché proprio la presenza di Francesco Cicchella qui a Venditalia? Perché volevo dare un tocco raffinato e un bel tocco. No, raffinato no. Raffinato con me no, raffinato con me no. Volevo dare un tocco dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, col Covid e con tutto il resto. Volevo creare un po', infatti questa è la prima esperienza che abbiamo in Venditalia, di un po' di allegria per tutti coloro che stanno qui a Venditalia e possono godere di questo spettacolo. Quindi è una ventata di leggerezza, di novità per il vending, grazie alla comicità di Francesco Cicchella. Sì. 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 Tu dici tutto tu, e io posso dire solo sì. Francesco, che cosa riuscirai a trasmettere a loro nella prossima ora? Più o meno dovremmo essere in 50-60 minuti di spettacolo. Sì, vabbè, adesso capiamo, non lo so, devo consultare... È un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto. Devo consultare il contratto. No, davvero, no, che cosa prevede che la tua scaletta? Allora, è la prima volta che mi esibisco in un contesto del genere, di una fiera, e... Diciamo tendenzialmente non è proprio il contesto dove trovi questo tipo di spettacolo, però poi è stato proprio il loro entusiasmo che ci ha convinti a fare questo esperimento, e quindi in realtà la verità è che non lo so che cosa farò. No, non è vero. No, ci saranno un po' dei miei personaggi ai quali il pubblico che mi segue in TV è affezionato, un po' di cose che non ha mai visto. E poi un po' di improvvisazione, perché qui insomma mi sto studiando la situazione, c'è da improvvisare. Tu hai fatto un giro qui all'interno per il padiglione dove ci sono più espositori, ti sei fatto un'idea di questa fiera, ma soprattutto di questo settore? Allora, io ho potuto vedere per il momento solo quello che ho incrociato lungo il cammino per venire qui, e mi sembra, cioè ho intuito che si tratta di un qualcosa di veramente enorme. E poi conto dopo lo spettacolo di fare un giro più approfondito, magari con una guida che mi possa, già si sta distraendo, ha fatto il suo intervento, magari con una guida che mi possa anche spiegare, poi introdurre, diciamo, nei meandri di questo settore, perché mi ha molto incuriosito. Ecco, allora io dico, lui sta facendo così perché in realtà si vuole candidare come mia spalla, ecco, al posto di Dionestis che sta lì. Ecco, non solo, vuole evitare di avere un nuovo concorrente che faccia il suo stesso. Loro una volta capito qual è il meccanismo.
No, ma io ho detto, tanto io non, cioè, non voglio lavorare, cioè ho la mia cosa, stavo tranquillo. Allora, io ti lascio, vi lascio a questo punto allo spettacolo che sta per iniziare, pochi minuti ancora e... Sì, se mi fate cambiare, sì. Ecco. Ma non c'abbiamo il camerino. Non c'è. Vabbè, io mi chiudo tipo Superman, mi chiudo dentro a un distributore. Non avrai molto spazio per cambiarti, però vuoi dire, se ti adatti, insomma... Sì. Abbiamo fatto di peggio. Qual è il tuo rapporto con i distributori automatici? Guarda, proprio stamattina in aeroporto c'è il maestro. Posso chiamare un attimo il maestro? Certo. Maestro, certo. Maestro Paco Ruggero, può lasciare la sua testimonanza di ciò che è accaduto con il distributore automatico stamattina in aeroporto? Ah no, c'è stato praticamente una mascherina FFP2, mi è costata 6 euro praticamente. Perché abbiamo messo la prima volta la monetina e si è ingastrata la mascherina e non è scesa giù. Talvolta è colpa dell'operatore che l'ha caricata male. Al che io ho opportunamente suggerito di selezionare lo stesso binario, diciamo, per la seconda mascherina. E lui ha molto intelligentemente seguito il mio consiglio, per cui si è incastrata pure la seconda. Ecco, più in farmacia si è presenata 4 euro per pagare. Un FFP2 mi è costato 12 euro. Si è giocato tutto il suo cachet. Fantastico. Stavo chiedendo appunto un prestito a De Onestis, che è il più ricco della comitiva, diciamo. Perfetto. Questo è il nostro rapporto con i distributori. Fantastico, però non sono tutti così. Talvolta, voglio dire, ci sono gli errori di rifornimento dell'addetto che, voglio dire, sono dei casi umani. Adesso non è dato sapersi, però... Vabbè, diciamo che quelli là che stanno qua non hanno alcun problema, non sono... Ho visto che... Sei alla fiera della distribuzione automatica, per cui potrai assaggiare qualunque tipo di caffè e provare qualunque tipo di distributore con la selezione in gratuito. Grazie, veramente... Sì, ma non offro io, tranquillo. Allora Francesco, grazie, saluta gli amici di Vending TV e vendingnews.it. Un abbraccio agli amici di Vending News, il maestro sta andando già a cercare un distributore automatico di vino dopo che ha saputo che è gratuito, noi invece ci vediamo tra poco qui sul palco con lo spettacolo, un abbraccio a tutti voi. Grazie, ciao Francesco, ciao Alfredo. Grazie a tutti e buono spettacolo.